quasi un anno e mezzo a Brescia, lavoravo a Brescia su 3 turni. E lei quel giorno dove era? Vicino al macchinario, a lavorare, e non mi sono neanche accorto che loro erano passati per andare a vedere i forni o roba del genere. D'altronde le cesoie, la lavorazione dell'acciaio hanno il loro rumore. Siamo equipaggiati coi tappi, se eventualmente con le cuffie, quindi non è che puoi pensare, anche perché noi siamo adibiti sul nostro posto di lavoro, noi abbiamo quel compito. Se io lavoro alla cesoia non mi posso allontanare, ti danno la lettera, capito? Quali aggiornamenti che arrivano oggi da un punto di vista sia delle indagini che per quello che in realtà è accaduto? Da quello che sentiamo, e sentiamo solo dai telegiornali, da quello che sentiamo solo dai telegiornali. Quindi che idea vi siete fatti? Che idea, che ne so, occhio e marciapiede, non lo so, non so dire, te l'ho detto, sentiamo il telegiornale, quello che dicono il telegiornale, non ce la facciamo, non sappiamo neanche come mai se non sia scattato l'allarme, solitamente, ha sempre funzionato, quindi per quello ti dico, con 40 anni di esperienza penso che, secondo me non se ne sono neanche accorti loro di quello che stava succedendo. Quindi non c'era nessuna procedura che in qualche modo hanno aggirato, no? No, no, assolutamente no, zero proprio, assolutamente. Che avrebbero dovuto fare, che non hanno fatto? No. Anche perché ti ripeto, la sicurezza lì è al 100%. Cioè l'ingegnere se non ti vede col casco, se non ti vede con i guanti di sicurezza, ti fa, da noi viene chiamata la fizzata, sarebbe il famoso cicchetto. Non è che ti avvisa, ti fa la lettera direttamente. Quello che viene, te lo decurta dallo stipendio, lo dai anche in beneficenza. Quindi di suo non si tiene niente. Proprio sicurezza ti dico al 100%. E oggi come vi sentite? Qua davanti a tutti, ancora peggio, perché proprio c'ho il... Dai, basta. Ho sentito solidarietà in questi giorni, qui qualcuno dice che non c'è tanta gente a questo corteo. Beh ragazzi, non so dirti, per me va bene anche così, quelli che ci sono vuol dire che ci stanno anche vicini, certo. Si parla sempre di morti, cioè, si accorge di noi lavoratori, quando c'è sempre un morto. Però i problemi, diciamo, necessari, stretti, non si va mai a guardare, perché, capito? Solo quando c'è il morto ci si ricorda di noi.